La tradizione aretina a Battifolle, noi andiamo da Simona Santi Laurini, che quando ci sono cose gustose di cui parlare, ovviamente è sempre lì per spunti e spuntini. Andiamo a Battifolle. Simona, ciao! Gloria, ciao, ben ritrovata. Io sono arrivata fino a Battifolle, sono immersa nel verde, uno dei posti più belli di Arezzo, non me ne vogliano gli altri, Grazie. non me ne vogliano. È bello anche perché qui questa sera inizia la sagra del Maccherone. Attenzione, io sono con Marco Lalletti, uno degli organizzatori, e siamo nella sala del Maccherone, dove si usa l'olio di gomito. Esattamente, qui è tutto fatto a mano, tagliato a mano, spianato a mano, impastato a mano, qui tutto totalmente fatto a mano, non c'è niente di artificiale. E soprattutto, caro Marco, vieni con me, andiamo in giro a vedere, è fatto a mano da chi la tradizione ce l'ha nel sangue, perché qui avete un esercito di signore che lavorano con appunto quello che si chiama l'olio di gomito. Iniziamo noi un po' a dar noia per sapere appunto come si fa a tirare questa sfoglia. Io lo voglio sapere perché prima o poi dovrò imparare anch'io, sarà arrivata l'ora, signora. Che lei che dice? Sì, penso che sia ora di imparare. Senta, signora, innanzitutto come si chiama lei? Elena. Allora, signora Elena, state tirando la sfoglia per i maccheroni. Quante siete qui a lavorare? Siete tantissime. Lo chieda, no, quanto saremmo in qui? Una quindicina circa. Una quindicina di signore che stanno preparando a partire da questa sera la meraviglia dei maccheroni di Battifolle. Allora, la domanda scontata, banale, ma io gliela devo fare per forza. Qual è il segreto del vostro maccherone? Beh, penso che sia l'olio di gomito per prima cosa, farina, uova fresche e poi niente, la buona volontà di fare la pasta, di farla praticamente. Ecco, ma voi quanto ci mettete, ad esempio, per produrre il consumo di una sera, per fare la pasta? Quanto ci mettete? Per produrre il consumo di una sera, una giornata intera, dalla mattina alla sera. A volte facciamo anche 7, 8, 900 coperti, quindi di conseguenza le sfoglie sono tante, le uova sono tante. Noi schiacciamo circa ogni sacra sui 6-7 mila uova. Ogni uovo è una porzione circa, quindi i conti si fanno così. I conti si fanno velocemente, mi dicono 8.700 uova perché ci sono anche dei signori che Sì, stanno sì. lavorando, però io continuerei con la sapienza delle signore, continuerei perché ecco, osserviamo attentamente quante volte, lei innanzitutto come si chiama? Ottavia. Ottavia, quante volte fa questo lavoro? Come si chiama questo? Questo sul maccherone. Ecco, quante volte per renderla uniforme, quante volte la stende prima di tagliarla? Sì, ci vorranno 15 girate anche. Ecco, quindi insomma il lavoro effettivamente c'è. Oddio, basta guardarla. È impegnativo, è impegnativo. Vi posso garantire che ho provato più di una volta e vi posso garantire che non è semplice per niente, ma per niente. E poi dopo ascolti, quando lei ha steso e giudica la giusta altezza, con cosa la fa poi il maccherone? Con cosa taglia? Taglio, si mette una spianatoia, si mettono ad asciugare, quando sono asciutte giuste si sentono con la mano, si tagliano. Ecco, però non devono seccarsi No, troppo. no, se, È con troppo importante, vero? importantissimo, se no si tagliano tutte. Se no, quando si cuociono si rompono, quindi non devono. Anche nel tagliare si rompe. Quindi bisogna mantenere un minimo di livello di umidità. Me lo fa sentire questo rumore? Così aiuta. Io spero, aiuta a tirare, io spero, cara Gloria, che si sia sentito questo meraviglioso schiocco della pasta fatta in casa. Io direi, caro Marco, di chiudere, visto che le signore le abbiamo sentite, vorrei vedere anche, ci sono anche due uomini che si danno da Eh fare. certo, gli uomini non Chiudiamo con possono loro? mancare. Chiudiamo con loro, dai. Anche lei stende la sfoglia? Sì, qualche volta sì, quando ce n'è bisogno, senz'altro.
altro. Le ha insegnato la moglie? No, la mamma. Evviva le mamme, evviva. Ecco qua, sì, in effetti se anche il mio di mariti aspetta che gli insegni io, però io vengo... Allora la mamma Ottavia, attenzione, attenzione. Chiudiamo con l'esperienza, anche lei è parente della signora Ottavia? No, qui non ho parenti. Non ho parenti. Una grande famiglia. Siamo una grande famiglia. Siamo una grande famiglia. Ecco, questo è importante. Conosco un ferroviere, ma ha detto viene con me, si fa il treno insieme. Lui faceva macchinista, il capotreno. E siamo venuti qui. E così si è ritrovato anche lei. Quindi insomma, ci siete anche voi uomini che vi date da fare. Io impasto. Lei impasta. Nel frattempo vediamo che qui stiamo tagliando e questo è in particolare importantissimo anche questo momento qui. Guardate, sono fatte tutte della stessa altezza, sì, sono meravigliose. Anche togliere tagliolini possono venire, insomma, a volte fa tagliolini al posto di... L'ha guardata malissimo e questo glielo dico io, però io dico che sono bellissime da vedere e la bellezza è proprio nel non essere perfetti e tutti uguali, perché significa che sono fatti a mano. Ecco, lì lei tra l'altro ha anche i mal tagliati, andiamo a vedere. Ecco, questo è l'inizio e la fine. Sì, della sfoglia. Lei è la signora? Sandra. Senta Sandra, e con quelli che ci fa? Ma dopo quando le cuociono penso che le mettono tutte insieme oppure le fanno per noi. Ah, ecco, perché se no, se ci deve essere un volontario che si sacrifica. Appunto, ci sono io. No, verrò per assaggiarli con il sugo. Cara Gloria, anche da Battifolle è tutto, perché noi ora attendiamo che questa meraviglia venga preparata. Quindi io ti restituisco la linea e vado a divertirmi. Ciao Gloria. Ciao. Non avevo dubbi, grazie a Simona Santi Laurini e grazie anche a tutti voi che ci avete seguito l'appuntamento con Spunti e Spuntini, è rimandato a lunedì. Mi lascio ora con gli altri programmi di Teletruria.